informati, amici del sito www.gianlucarossi.it e del canale YouTube Gianluca Rossi TV. Oggi è un po' un diavolo per capello, perché evidentemente non riusciamo a spiegarci bene noi che parliamo di calcio e che in questo periodo, ahi noi, siamo costretti a parlare di altre cose, in particolare della pandemia. Cioè, continuiamo a dire che c'è l'esigenza vitale di ripartire, di ricominciare. Ma non lo diciamo perché siamo insensibili, io vorrei chiarire questa cosa, perché io sono colpito dal fatto che ci siano ogni volta 400, 500, 300 morti in Italia, in particolare nella mia regione, in particolare nella mia città. Sono assolutamente conscio di quello che sta accadendo e del fatto che ricominciare adesso è un grosso rischio. Ma è lo stesso rischio che corre chi lavora. Io sto andando in televisione a lavorare, nel mio piccolo, e corro dei rischi. Gli addetti alla nettezza urbana, che puliscono le nostre città, hanno continuato a lavorare come servizio essenziale e corrono dei rischi. Gli operatori alimentari, i gestori dei negozi di prima necessità, le cassiere dei supermercati, corrono continuamente dei rischi. E non si capisce bene perché si continua a ritenere il calcio un servizio non essenziale. C'è superficialità in questo, mi dispiace. Non stiamo pensando, quando diciamo che bisogna riaprire l'industria calcio, ai 22 multimilionari che corrono dietro il pallone. Non stiamo pensando a loro. Stiamo pensando ad un'industria che, come quella tessile, quella del turismo, nel paese, signori, ogni anno fattura 5 miliardi di euro. Versa all'erario, in termini di imposte, tra il 1,5 milioni e i 2 milioni di euro ogni anno. Poi lì è sempre difficile capire quanti soldi, ma sono tanti soldi. Il calcio mantiene tutti gli altri sport. Bisognerebbe spiegarlo a Malagò, presidente del CONI, quando dice: e beh, ma tutti gli altri sport non fanno problemi a fermarsi, il calcio fa problemi. Ma non è che il calcio fa problemi come sport, e infatti non si sta giocando. Il calcio è un'industria, poi qualcuno dice la quarta, la quinta, sicuramente tra le prime 10 industrie del paese, e muove un indotto, amici miei, di 12 miliardi di euro. 12 miliardi di euro sono un quinto di una manovra finanziaria per il paese. Cioè, forse non si capisce bene questo. Io, quando parlo dell'industria calcio, non penso a Lukaku, a Ronaldo, a Higuain, che possono tranquillamente, a Ibrahimovic, che possono tranquillamente smettere domani mattina, visto che in pochi anni hanno guadagnato quanto persone normali non guadagneranno in 10 vite. Io sto pensando al manutentore dell'impianto stadio, a chi allo stadio vendeva i panini, a chi magari al negozio d'abbigliamento e vendeva i gadget, all'autista dei pullman, agli albergatori, al personale che lavora negli alberghi, e tutta gente, questo è l'indotto, è tutto quello che ruota attorno alla musica, agli eventi, ma soprattutto al calcio, perché è stato calcolato 12 miliardi di euro di indotto, è tantissimo. E invece, in maniera molto superficiale, ci si ferma al fatto che quelli del calcio, così insensibili, e guardate che nessuno guarda come me il numero dei morti, purtroppo, io lo guardo ogni giorno e me ne rendo conto, ma la gente che sta lavorando corre dei rischi. È bene che anche i privilegiati, i calciatori privilegiati, che sono molto più controllati, molto più tamponati eventualmente della cassiera del supermercato o dell'uomo che fa le consegne in questo momento o del Corriere Espresso, sono molto più controllati i calciatori. Quindi tendenzialmente ci sono molti meno rischi per loro. Per questo bisogna ripartire, ragazzi, perché se non ci ammazza il virus, qua si muore di fame. Forse non è ben chiara questa cosa qui. E mi sorprende che un uomo come Malagò non lo capisca, che il calcio non vuole ripartire per capriccio. Il calcio vuole ripartire per tutto questo indotto. A porte chiuse, con le mascherine, non sarà vero calcio, me ne rendo conto per primo, ci saranno dei problemi enormi, è vero, le cassiere del supermercato non vanno a contrasto. Ragazzi, ma a un certo punto, se noi aspettiamo il rischio zero, non arriveremo mai al rischio zero. Coronavirus sarà una cosa che durerà per anni.
Montagnier e Gallo hanno vinto il Nobel, ma non perché abbiano trovato il vaccino dell'AIDS, dell'HIV. Il vaccino all'HIV non è mai stato trovato. È stato soltanto messo a punto una sorta di cocktail di farmaci che a un certo punto ha consentito alle persone malate di HIV di vivere più a lungo. Il calcio vuole ripartire per la gente che lavora attorno al calcio, per quelli che sono senza stipendio, per quelli che spesso non arrivano magari neanche a 1.600 euro lordi, quello che fa il guardiano dell'impianto sportivo, ripeto, quello che fa l'autista, quello che porta in giro, quello che mantiene il campo, il giardiniere. Cioè ci sono tutta una serie di categorie che girano attorno al calcio che voi non avete idea. E i tifosi non potranno muoversi, mi direte, e quindi i treni, a parte che io cito sempre la mia amica Giovanna Porro, che tanti anni fa, dovete sapere, perché mi è venuto in mente questo aneddoto, dopo l'omicidio Raciti, che ricorderete una delle pagine più vergognose insomma, del nostro calcio, Inter Catania si giocò a Cesena, perché il Catania in qualche modo, i tifosi del Catania furono puniti, Inter Catania si giocò a Cesena, finì 5-2, adesso non mi ricordo, e si giocò a porte chiuse. Ebbene, pensate che la mia amica Giovanna Porro, grandissima tifosa dell'Inter, con un gruppo di amici, partirono da Milano, arrivarono fino a Cesena per mettersi fuori dallo stadio, a Cesena per sentire i boati dei gol. E lì consumarono, cioè perché comunque pranzarono, fecero chilometri d'autostrada, fecero benzina, questo è l'indotto. E voi mi direte, è chiaro che con le partite a porte chiuse si muovono in meno. E ho capito, però i diritti TV riprendono a marciare, perché sennò non pagano più i diritti TV. E saremo tutti un pubblico di telespettatori, questo dai, l'abbiamo capito purtroppo, non saremo più un pubblico di spettatori. Insomma, il calcio deve partire, lo dico per i radical chic, che sono lì belli nelle loro poltrone, che non sanno che magari parte del loro reddito proviene comunque dall'indotto del calcio. È quello che non capisce Malagò, è quello che non capiscono quelli degli altri sport, che sono ovviamente gelosi, no? Del fatto che i calciatori siano privilegiati. Ma santo cielo, se non siamo negli Stati Uniti dove esistono quattro sport, questo l'ho già detto molte volte, il baseball, l'hockey su ghiaccio, il football americano e il basket, ma siamo monoculturali, siamo solo sul calcio. No? Se la Gazzetta dello Sport da sempre Gazzetta del Calcio fino a pagina 25, perché i quotidiani sportivi sono quotidiani calcistici, poi ci sono tre pagine degli altri sport. Purtroppo se non ci piacciono gli altri sport, perché siamo sempre solo fanatici di pallone, che cosa dobbiamo fare? E purtroppo gli altri sport sono mantenuti dal calcio. Lo stesso Malagò, il CONI, in qualche modo si nutre dei soldi del calcio. E ripeto, non stiamo pensando ai calciatori multimiliardari, chi se ne è multimilionario, chi se ne frega di loro. Poi certo, altro discorso è se loro se la sentiranno di giocare, altro discorso è se i medici affronteranno la responsabilità penale, tra l'altro, di concedere ai giocatori di tornare ad allenarsi e quindi di tornare a giocare. Adesso le date sono molto lunghe, quelle scelte dall'UEFA, fino al 2 agosto per finire i campionati, fino a fine agosto per fare poi le coppe. Ragazzi, il problema è, comunque vada, se non si parte, il paese muore. Il paese Italia, vi assicuro, economicamente muore. Perché se manca quell'indotto, ripeto, la nostra economia, che già ci metterà anni anche con questo per rimettersi in piedi, non si rimette più in piedi. Quindi mi dispiace molto spesso sentire qualcuno che dice gli insensibili del calcio. Io in questo periodo non sto facendo giornalista di calcio, io sto facendo giornalista di news, io sto facendo servizi che vanno dalle code ai supermercati. Sono 30 anni che faccio questo mestiere, non ho sempre fatto calcio, anzi. Come sapete, diffido dei fanatici, mi stanno sulle balle anche quelli dell'Inter, ogni tanto ne prendo qualcuno e lo mando a quel paese. Ma non è mica colpa mia se qui viviamo di pallone e se c'è solo il pallone. E se solo il pallone muove tutti questi soldi, ma muove questi soldi, torno a dirlo, perché evidentemente qualcuno non ci arriva, non capisce, è gnucco. E tu muove questi soldi per le persone che stanno facendo la fame, che non sono calciatori, che hanno stipendi assolutamente normali, che magari fanno i magazzinieri, che magari fanno i guardiani, che magari, che ne so, si sono limitati a fare cose che nemmeno voi conoscete in una squadra di calcio. Lo stadio di una squadra di calcio è enorme, ma non è che sono tutti, al di là dei multimilionari che vanno in campo, ci sono tutta una serie di figure, dal massaggiatore al fisioterapista, che campano di questo
e che smetterebbero di campare, anzi hanno già smesso di campare. Per questo dico, ripeto, se siamo monoculturali, se purtroppo non ci interessa realmente nessun altro sport, se tutte le persone che potete prendere con le famiglie, gli affini, i parenti e metterle in un palazzetto di volley o di basket purtroppo non rappresentano nemmeno il 2% dell'audience del calcio. Se ci innamoriamo di altri sport così ogni tanto, io mi ricordo quando c'era Luna Rossa, erano tutti rincoglioniti di notte a guardare ste barche e alla mattina si svegliavano e sull'autobus provavano a cazzare la vela. Sì, ma è durato 20 giorni la gente che, ah, che bella la vela. Ragazzi, noi siamo un paese di calcio, altrimenti non si spiegherebbe perché. In Italia, e solo in Italia, l'indotto del calcio, torno a dire, rappresenta un quinto di una finanziaria. Con questo vi saluto e spero di aver spiegato una volta per tutte perché o si riparte con tutte le cautele del mondo, con tutti i rischi che altre categorie, santo cielo, continuano a correre, o si riparte o se non moriremo di coronavirus, veramente, moriremo di fame. Ciao a tutti amici del sito www.gianlucarossi.it e del canale YouTube Gianluca Rossi TV. A presto.